ci presto. Questa strada che ci stressa. Parli ma non mi interessa. Io ho aperto l'ombrellone per fare ombra qui ed è andato lì. Ma io ora come lo trasporto qui? Che qualcuno venga in soccorso, please. Rispondo a qualche storia ora, poi continuerò questa sera perché sto per uscire. Comunque sia, l'ombrellone ovviamente non l'avevo aperto io lì, cioè io l'ho aperto, poi il vento l'ha spostato. Comunque sì, ci ha pensato il mio ragazzo. Ragazzi, ho tutte domande così, va tutto bene, sono viva. Non sono ancora in Sicilia, sono nelle Marche. Comunque, amici siciliani, ci vedremo lì fra una settimana. Diciamo che lui è molto abituale, cioè mangia i suoi grammi durante la giornata, non salta i pasti, magari a volte un po' di più, a volte un po' di meno, a seconda di quanto ha fame. Comunque prova a contattare il tuo veterinario e chiedi a lui, io non posso. Cioè da febbraio fino a maggio, che era già un po' più fresco, facevamo passeggiate chilometriche anche quando dovevamo uscire solo per la pipì, mentre ora fa la pipì e torna di corsa a casa. Lui sta così.